e popolazione. Questa mattina ho incontrato la città. Dovunque sono stato è cresciuta l'erba, anche a Teramo sarà così. Sono queste le prime parole con le quali il nuovo vescovo di Teramo, Lorenzo Leuzzi, si è presentato alle istituzioni civili, militari e religiose della città che lo hanno accolto in pompa magna. Una città blindata sin dalle prime ore del mattino, un'organizzazione grandiosa, con capienza di migliaia di fedeli che in verità non si sono visti. In fondo sono state 1500 complessivamente le presenze stimate per la cerimonia di insediamento tra cattedrale ed altri punti logistici muniti di maxi schermi. Nessuna assenza tra i rappresentanti delle istituzioni, forze dell'ordine, prefetto, sindaci, presidente della provincia Renzo Di Sabatino, che hanno testimoniato il benvenuto del territorio. E poi tanti, tantissimi politici locali e nazionali come Maurizio Gasparri, Lorenzo Cesa, Gianni Letta. Una passerella nutrita che non è passata inosservata, come non è passata inosservata la scarsa partecipazione della popolazione dalla quale ci si aspettava maggiore calore. Non sono mai venuto a Teramo, era prima volta che vengo a Teramo. Non sono voluto venire prima proprio per vivere con stupore questo momento così importante anche per la mia vita, ma penso, spero, per tutti voi, come ho ascoltato dalle parole così lusinghiere di Sua Eccellenza il Commissario. Bisogna avere un occhio attento alle nuove generazioni. Questo territorio va risollevato e ricostruito, ha ribadito Lorenzo Leuzzi, che ha invitato i presenti a fidarsi di più delle istituzioni. E dopo aver dato il saluto alla città laica, si è svolta la cerimonia solenne in cattedrale con la lettura della bolla papale che lo ha ufficialmente nominato vescovo della diocesi Teramo-Atri.